tutti e benvenuti al The Wonder Dream Lab. Oggi nuova puntata, nuovo effetto. È un effetto fumo, non è un vero e proprio nuovo effetto che ho inventato io, non ho inventato nulla. Che chiamerò Smoky Effect Underwater, perché ovviamente i nomi semplici mi piacciono molto, quindi ho scelto questo nome semplice, umile. E quindi oggi andremo a fare questo nuovo effetto insieme, facile facile, e poi il nuovo trucchetto per risparmiare quando andiamo a mischiare la resina con i colori. Io ogni volta prendevo un bicchierino, mettevo la resina trasparente, mettevo i colori e mischiavo, ma sempre mi rimaneva tanta resina poi dopo. Allora, cosa ho pensato? Ho preso questa, che è un portadocumenti di plastica, cioè li abbiamo tutti a casa, e vedrete che metto delle goccine di resina su questo foglio di plastica e poi le vado a colorare. Potete usare questo metodo anche per le polveri, perché già l'ho testato e oggi li ho usati con gli Alcolink trasparenti, li ho fatti anche usando Alcolink bianco, quindi se non volete un effetto trasparente come se fosse acqua, basta aggiungere una goccina di bianco quando andiamo a mischiare i colori e otterrete un colore coprente. E come vedete, qui ho lasciato infatti la resina, è facile da togliere e anche da pulire. Subito si tolgono, non proprio è facile facile, quindi questo lo abbiamo tutti a casa e questo mi permette di risparmiare tanta tanta resina, perché mi sono rimaste solo qualche goccina, quindi, e volendo gliele potevo anche mettere, quindi è secondo me un ottimo metodo per risparmiare sulla resina quando andiamo a mischiare questi colori. Ogni volta bicchieri, bicchierini, 36.000 bicchieri, insomma, io sperperavo davvero troppo quando andavo a mischiare i colori e non mi piaceva. Quindi spero che questo piccolo trucco vi sia utile. Ovviamente lo andiamo a fare insieme durante questo tutorial e spero, come al solito, che vi piaccia, che vi sia utile. E a presto. Un nuovo trucchetto poi sulla lucidatura, che mi hanno dato una dritta sulla lucidatura, oggi l'ho testata e devo dire che funziona, quindi a breve farò un altro video sulla lucidatura, quindi stay tuned. Se ovviamente vi piace il video, lasciate qualche like, qualche commento, se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale e come al solito rimango a vostra disposizione e vediamo che cosa ho combinato. Sperimentiamo insieme. Buona creatività, a fra poco. Ciao! Allora, dopo aver posizionato il filler nello stampo per bene, andiamo a colare la resina, però andiamo a riempire metà dello stampo. A questo punto, con uno stuzzicadenti imbevuto di resina, andiamo a riempire lo spazio della punta, perché a volte si possono creare delle bolle o degli spazi e noi dobbiamo evitare questo. Quindi, con molta delicatezza, andiamo a togliere eventuali bolle o spazi rimanenti. Ora con una pinzetta andiamo a scegliere i fiori e posizionarli all'interno dello stampo.
Adesso con uno stuzzicadenti andiamo a posizionare i fiori all'interno della resina. Dove vogliamo esattamente? Quindi nel fondo, sui laterali, andiamo a posizionarli per bene. Adesso andiamo ad aggiungere la resina fino all'incirca 95% dello stampo. Andiamo sempre a controllare lo spazio nella punta, di modo che non ci rimangano bolle o spazi vuoti. Adesso con la pinzetta andiamo ad aggiungere i glitter. Quanti ne vogliamo? Adesso andiamo a prendere un porta o proteggi documenti, quelli in plastica che abbiamo tutti in casa. Questo vi servirà per preparare i colori. Andiamo a mettere sulla nostra plastica delle goccioline di resina. A questo punto prendiamo i colori ad alcol e mettiamo qualche goccia per ogni goccia di resina. Scusate il gioco di parole. E con lo stuzzicadenti andremo a mischiare bene colore e resina. A questo punto, con lo stuzzicadenti, andiamo a prelevare un po' di colore e lo andiamo a mettere nella resina, a strisce, come ci pare, anche a gocce, come diciamo vi va.
e poi andiamo a lavorare il colore all'interno della resina muovendolo, quindi facendo dei ghirigori, spostandolo anche sul fondo. Adesso è il momento sbrilluccichio, quindi con le pinzette andiamo a mettere i nostri fogli olografici fatti a pezzetti. E con il nostro fedele stuzzicadenti andiamo a posizionarli delicatamente all'interno della resina, senza smuovere tanto, diciamo, i colori, però anche se li smuovete tanto non succede nulla. Adesso con la spatolina andiamo a mettere la resina per riempire lo stampo, quindi piccole gocce, come vedete, per fare l'ultimo strato finale. Ed ecco il momento del demolding. Vediamo che cosa esce fuori.
Ed eccola qui ben lucidata. Manca solo la decorazione, quindi la andrò a personalizzare con il vinile, come ho fatto con l'altra. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia utile. Un bacio, alla prossima e come al solito, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e ovviamente per qualsiasi dubbio o domanda rimango a vostra disposizione. Trovate tutti i link nel box sotto in descrizione. Un bacio, alla prossima!